Sera, come credo tu abbia capito ascoltando la clip che ho messo all'inizio del video, stavo suonando un blues cercando di prendere degli elementi del tema e di variarli ritmicamente e melodicamente. Questa cosa mi è venuta ieri mentre insegnavo ad un allievo e suonavamo un blues e ciò che è successo ve lo dico tra poco. Intanto sigla. Se è la prima volta che capiti sul mio canale YouTube, ti invito ad iscriverti, a te non costa nulla, a me invece puoi dare sicuramente un aiuto ed in questo modo sarai anche aggiornato sui prossimi video. Per farla breve ti dico che ogni settimana carico un nuovo video, possono essere video di tipo diverso, cioè sessioni di studio filmate come quella che vedrai oggi, possono essere dei soli che ho trascritto, elementi di ritmo, elementi di armonia, dischi che sto ascoltando, insomma varie cose che riguardano la sfera del jazz, dell'improvvisazione e del sassofono. E allora, ieri stavamo suonando questo blues e per prima cosa mi è venuto in mente: perché fare sempre blues in fa in si bemolle? Proviamo una cosa magari un po' diversa. E allora abbiamo fatto un blues in do. E c'è un blues in do di Parker molto bello che si chiama Cherub Blues. E poi vi dico che cosa è successo nel titolo. In Italia diciamo Cheryl, ma in realtà loro dicono Cheryl. Però dopo, alla fine del video, magari metto uno spezzone divertente su quello che mi è successo. Secondo me la prima cosa che si può fare è prendere delle frasi del tema e cercare di capire come si possano variare ritmicamente. Quindi queste sono le due frasi su cui ho lavorato. L'intro. Lo uso. Ho preso questa cellula ritmica, un ta 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 ti ta ti tu ta. Un pa-du-di-pa-di-bu-da e l'ho adattata all'armonia sottostante. Oppure dopo ho preso questa frase. Ok,
adesso ho riusato la cellula dell'inizio. Provo di nuovo con queste due cellule. 1, 2, eccetera. E si può continuare così. Questo è, secondo me, un ottimo modo, oltre che di studiare, di creare un fraseggio che abbia una concatenazione col tema. Ovviamente avete visto, adesso l'ho fatto meglio dell'inizio, perché magari è normale che se utilizzi queste forme di variazione in modo eccessivo possono anche stancare, però chiaramente questo è un discorso di studio. Quando poi vai dal vivo, quando suoni con altre persone, puoi dosare questa nuova possibilità, però un conto è dosare delle nuove possibilità e averle, un conto è non averne, è sempre meglio scegliere, diciamo così. Quindi, secondo me, questo è una buona cosa che puoi iniziare a fare a partire, io l'ho fatto su Cheryl Blues, però la puoi fare in realtà a partire da qualsiasi tipo di tema. Chiaramente è un discorso enorme, quindi oggi è giusto un'introduzione. Se hai qualcosa da chiedermi, se hai delle domande da fare, se vuoi sapere qualcosa sulle lezioni online che sto facendo in questo periodo, puoi scrivere un messaggio, iscriviti al canale o puoi anche contattarmi attraverso il mio sito www.fabriziodalisera.com. Ciao! Ah, mi stavo scordando l'aneddoto di Cheryl Blues. Ma una volta, tanti anni fa, ci avrò avuto una ventina d'anni, forse addirittura meno, feci una prima jam con dei musicisti americani, ero tesissimo. Mi chiesero che brano volevo suonare, io ho detto, vabbè, proviamo a fare un blues, forse qualcosa che dove magari me la posso cavare meglio. Questo qui, un nero alto 8 metri praticamente, disse, yeah! Facciamo Cheryl, let's do Cheryl. Do you know Cheryl? E ho fatto, no, non ho capito. Cheryl Blues. E lui mi fa, it's a blues, come per dire, non ti preoccupare, è un blues. Allora suonano il primo chorus, dopodiché io entro col tema. Poi gli altri suonano a turno, facciamo il solo, insomma, vabbè, ci divertiamo, finisce la jam. E questo qui mi dà un'altra pacca sulla spalla, praticamente mi spalma al suolo per quanto era grosso e quanto ero piccolo io. E mi dice, why did you say that you didn't know the tune? Perché mi hai detto che non sapevi il pezzo? Because you actually did. Perché in realtà lo sapevi. Io all'epoca parlavo inglese molto peggio di adesso. E io ovviamente gli dissi, ma è semplice perché non ho capito il titolo. Perché in Italia diciamo Cheryl, ma in realtà si dice Cheryl. Cheryl.